Buongiorno a tutti ragazzi! Allora, come avete potuto vedere dal titolo, ho trovato una macchinetta proprio per Gashapon, visto che questi ci sono anche in Italia. Stavolta però sembrava decente, visto che di solito qui ci sono solo delle schifezze, sinceramente. E dall'immagine sembrava ci fossero squishy un po' in generale, poi vabbè, hanno un po' esagerato, hanno messo una foto con uno squishy gigante che ovviamente non si poteva trovare lì dentro, ma vabbè. Quindi cosa ho fatto? Ho scambiato un po' di monetine perché era proprio in una gelateria e infatti mi sono fatta dare anche la borsa e ne ho prese un po'. Ho cercato anche di evitare di guardare cosa ci fosse dentro alle varie palline, ma vabbè, qualcuna l'ho beccata per forza, insomma. E quindi qua dentro ci sono sia squishy che quei, oddio, com'è che si chiamano, quegli squisitoi, quegli animaletti morbidosi. E niente, partiamo subito, vediamo un po' che cosa ho trovato. Allora, vediamo, visto che costavano 1 euro, vediamo se ne vale la pena, se fanno schifo o altro. Ma aspettate, questo cosa? Oddio, oddio, quanto è strano, vediamo un po'. Oddio, sembra bruttino, sembra veramente bruttino. No, dai, avevo visto male. Cioè, allora, cioè, ok, non è lo squiscino più bello del mondo, però è fatto con uno stampo che dovrebbe appunto essere un cane realistico, quindi non è male. Ed è appunto uno di questi squisitoi fatti così. Sì, diciamo che devono capire quelli delle macchinette, eccetera, che questi e gli squishy, tipo questo, sono cose diverse, quindi non andrebbero in teoria messi insieme, però vabbè. E niente, fa un po' impressione per gli occhi più che altro, però la forma è davvero carina. Ma devo dire che meno male che i dettagli non sono colorati, perché i dettagli su questi cosini di gomma si rovinano subito, perché basta fare così e il dettaglio si crepa, tipo. E quindi niente, vabbè, questo qui, 1 euro, ci sta. Ma perché c'è un buco? Ecco, me lo sono messo sul dito. E niente. Sì, questo non è esattamente quello che speravo di trovare. Io speravo di trovare più squishy possibile, ma mi sono capitati vari di questi qui. E vabbè, dai. Proseguiamo con il prossimo. Apriamo questo squishy. È uno di quegli squishy che si trovano anche tipo dai cinesi. E non ci si può aspettare chissà cosa per 1 euro in Italia. Però vabbè, insomma, ci accontentiamo. Allora, intanto qua si sta tipo staccando. Aiuto, ok? È questa ciambellina con un pochino di glassa. La ciambellina non è male. Vediamo un po' quanto è morbida. Oh mio Dio, ragazzi! My Slow Rising, non me l'aspettavo per niente, mi aspettavo qualcosa di molto, molto peggio. Ha un profumo buonissimo. Mi ricorda quelle creme solari che sanno tipo, che sembra che sappiano tipo di cocco, non lo so. Vabbè, non fateci caso, ogni tanto dico cose strane quando si parla di odori. Almeno il naso ce l'ho abbastanza sviluppato, in teoria. E comunque davvero sono soddisfatta. Quindi se trovate una di queste macchinette e avete la fortuna di trovare uno squishy, devo dire che è veramente carino. Poi vabbè, se vi vanno bene anche questi, ok. Però io appunto speravo di trovare solo squishy. Davvero carino, ragazzi. Slow Rising, anche morbidoso, eh. Poi vabbè, una ciambellina non ha proprio la forma perfetta per essere bella schiacciata in modo molto soddisfacente, però è morbidoso Slow Rising. Ragazzi, sono commossa, non me l'aspettavo, mi aspettavo davvero peggio. Poi, questo qui direi che è un altro animaletto gommoloso che è volato via. Un altro cagnolino, tipo, oddio, che cosa strana è. Ma che... Sì, è un cagnolino stile Snoopy, direi. Oddio, questo mi inquieta ancora di più di quello di prima, se devo essere sincera, è davvero strano. Dunque, dovrebbe avere la codina, qui c'è qualche po' in rilievo, tipo le orecchiette, e poi qui c'è tipo un taglio che sembra una cicatrice, che non è una cosa fatta apposta. E niente, vabbè, la consistenza è quella che ormai conosciamo tutti di questi animaletti gommolosi. E niente, quindi altro animaletto, ma mi sa che ne ho trovati tanti. Sì, su 6 palline temo proprio che 4 siano animaletti. Quindi bisogna avere un po' fortuna per pescare gli squishy. Passiamo a sto punto a un altro animaletto. E questa è una foca, che carina. Dai, guardate che carina questa. Questa è davvero bellina, non mi dispiace per niente. Mi piace di più dei cagnolini che erano un po' strani. Questa è davvero carina. No, guardate, è tenera questa. Eh sì, vabbè, la consistenza ormai non serve che lo dico, no? Sempre la stessa così, la stessa cosa. Carina, dai, devo dire che questa non mi dispiace. Più che altro questi qua, essendo così appiccicosi praticamente, si sporcano dopo 1 ora che li avete e quindi fanno un po' schifo. Ma no, a parte questo, devo dire che è carina. Guardate che bel musino.
Allora, guardiamo l'altro squish e poi alla fine guardiamo l'ultimo animaletto. Vediamo cos'è questo, anche perché non si capisce, sinceramente. Ma è un cornetto, che carino, è molto più grande della ciambella. Qui c'è il gancino senza portachiavi né nulla. Sì, non c'è nella confezione. Guardate la differenza di dimensione, praticamente il doppio, che carino. Sembra fatto molto bene, sentiamo la consistenza. No, ok, questo mi sembra un po' meno slow rising, credo. No, vabbè, sono più o meno uguali, però la consistenza anche in questo è veramente bellina, ragazzi. Non pensavo che potessero essere così belli da palpare. Davvero carini. Vabbè, non ci si può aspettare che siano appunto slow rising come gli squishy da 20 euro l'uno, però davvero mi aspettavo di peggio per un euro. Ho quasi fatto cadere la fotocamera, ok? Questo ha un odore diverso. Questo sa di pesca, che buono! Sì, dovevano proprio capitarmi più squishy, è un vero peccato. Davvero carini, ragazzi. Per un euro, fidatevi, è davvero ottimo. Gli squishy che compravo dai cinesi, tipo, che avevano forme simili, costavano di più e non erano certo con questa consistenza molto carina. Quindi davvero soddisfacente come squishy. Niente male! Bene, passiamo adesso all'ultimo animaletto che... Ah sì, è uno di quei famosi gattini a pancia all'aria. Eccolo qui! Vabbè, questo è proprio classico quando si parla di questi giochini gommosi. Questo è il primo che viene in mente, anche perché ci si gioca con la pancia, che carino! È molto carino. Ha gli occhi più sottili del solito. E vabbè, insomma, è il classico gattino. Oddio, quanto è inquietante, così poverino. Però è tanto carino. Sì, io questo qua ne ho uno anche vicino al computer, ogni tanto mi metto a palpargli il pancino in questo modo ed è rilassantissimo, tipo, perché è proprio cicciottoso. È proprio perfetto da palpare, troppo carino. Molto bellino, dai. Quindi ragazzi, se voi trovaste dei gashapon, delle macchinette per gashapon del genere, provereste a comprare qualcuno di questi e quale sperereste di trovare? Fatemelo sapere. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con il prossimo. Ciao!